Gratitudine, riflessione, impegno e speranza. Questa è la cornice di sentimenti con cui la comunità di Castel di Lucio ha partecipato alla cerimonia di intitolazione dell'aula consiliare a Paolo Borsellino. Alla presenza di amministratori, magistrati, politici e forze dell'ordine è stata ricordata la figura del magistrato, servitore dello Stato, ucciso in via D'Amelio nel 1992. Per tutti esempio di legalità e di libertà. La figura di Paolo Borsellino, diciamo, in sé racchiude tanti valori che non sono solo la legalità, soprattutto comunque il suo, non sono solo l'impegno nella magistratura, ma anche l'impegno familiare e civile. Paolo Borsellino, che il 19 gennaio avrebbe compiuto 71 anni, non solo giudice ma anche marito, padre e nonno, come sottolineano le figlie Fiamma e Lucia presenti alla manifestazione. Bisogna trasmettere un messaggio di gioia, di amore, perché mio padre fondamentalmente era una persona gioiosa, un papà presente, un papà allegro che, sino alla fine. Sono veramente contenta di questo ennesimo dono che le comunità locali ci fanno nello stabilire questi legami permanenti con la memoria. Anche il presidente dell'ARS, Giovanni Ardizzone, non è voluto mancare, nonostante l'amarezza per l'inchiesta sui rimborsi dei gruppi parlamentari in cui sono coinvolti deputati e capigruppo. Interverrò in aula per dire tutto quello che penso su questo meccanismo che è stato messo in piedi. Gli avvisi di garanzia ci stanno tutti, l'iscrizione al registro degli indagati se sono atti dovuti non significa assolutamente condanna, dovrebbero essere a tutela dell'indagato e poi vedere perché si viene iscritti nel registro degli indagati, però fare di tutta l'erba un fascio e pensare che ci siano tanti Fiorito nella regione siciliana mi sembra obiettivamente esagerato.